Allora, di nuovo, mi chiamo Andrea Provaglio. Quello che faccio, per quelli che non mi conoscono, con qualcuno di voi ho avuto già il piacere di lavorare. E con altri ci parliamo di tanto in tanto. Per quelli che non mi conoscono, io faccio quel mestiere che consiste nel fare coaching, formazione e consulenza per chi ne ha bisogno, fondamentalmente. Ho lavorato in tante parti al mondo. Finora il mio cliente diretto più grande sono state le Nazioni Unite. Faccio fatica a trovarne uno un po' più grande al momento, però. Prima o poi, forse la Spectre. E quello che faccio fondamentalmente è questo. Quindi qualcuno mi chiama un change agent, ma è un termine che io non amo per ragioni che adesso vi spiego. Tornando invece a Twitter, se vi fa piacere twittare di quello di cui andremo a parlare, potreste usare l'hashtag expectations. Più che altro perché così questo genera poi una conversazione sulla quale io posso dare un seguito, casomai servisse, vorreste fare domande, chiacchierare, eccetera, eccetera. Va bene, allora il titolo di questa presentazione è The Power of Expectations, oppure più sinteticamente Expectations. Aspettative. Perché mi faceva piacere parlare di aspettative? Per due motivi. Il primo motivo è che, visto che molto spesso mi chiamano in azienda perché vogliono cambiare qualcosa, è inevitabile che col desiderio di cambiamento ci sia un'aspettativa. Uno vuole cambiare perché ha un'aspettativa di un qualche cosa. E questo chiaramente è un aspetto interessante. Perché è interessante? Perché io trovo che fondamentalmente capire da dove viene l'aspettativa, capirlo bene, rafforza le possibilità che quell'aspettativa poi si realizzi veramente. Okay? Aspettarsi un qualcosa e non sapere bene perché te l'aspetti non garantisce molto spesso di raggiungere l'obiettivo sperato. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché appunto io mi occupo di trasformazioni aziendali, agile, lean, quelle cose lì, bla 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 bla, e ovviamente so fare agile. Cioè, se tu mi chiami perché vuoi imparare a fare sprint, retrospettive, portfolio management, eccetera, eccetera, ce l'ho, te lo spiego, ti accompagno e lo fai. Però io credo che fondamentalmente, se vogliamo che questa cosa che chiamiamo agile abbia un senso, deve essere portata a un livello più alto. Deve essere portata a livello della strategia aziendale, deve essere portata a livello degli utenti, a livello del management, a livello della dirigenza, a livello della proprietà. Quando loro cominciano a pensare in questa maniera, quando le loro aspettative sono allineate con quelle che l'agile può fornire, allora tutto questo ha un senso. Perché a questo punto diventa business, diventa un modello di business che dà dei risultati concreti e un beneficio concreto all'azienda, alle persone, alla società, alla collettività, eccetera, eccetera. Quindi questa aspettativa in realtà è molto più importante spiegarla e capirla ai livelli alti dell'organizzazione, non tanto ai livelli più operativi come quelli a cui credo molti di voi o vengono o comunque hanno lavorato. Quindi insomma, perché parlare di aspettative? Perché già il signor Shakespeare, qualche annetto fa, diceva che spesso le aspettative falliscono e più spesso quando più ti aspetti da loro. Okay? E questo lo diceva qualche secolo fa, quindi non è un problema nuovo, nuovo, nuovo. Okay? Problema già sentito. Che mi faceva piacere approfondire un po' meglio. Allora, innanzitutto mi piacerebbe dare una definizione di aspettativa. Definizione soggettiva è data in questo contesto qui, nel contesto della nostra industria e della mia particolare percezione. Allora, a volte è molto semplice capire qual è un'aspettativa. Okay. L'aspettativa potrebbe essere: voglio una birra, mi porti una birra, sono contento. Okay. Facile. Voglio una birra, ordino una birra, mi porti una birra, sono contento. Ah, soddisfazione. Okay. Aspettativa soddisfatta. Oppure, ordino una birra, mi porti un cappuccino, non sono contento. Okay. Facile. Okay. In alcuni casi è molto molto semplice. Il fatto è che quando ci spostiamo in ambienti un po' più complessi e parliamo per esempio di business, non è più così chiara la linea di demarcazione tra sono contento o non sono contento. Per esempio, il prodotto deve essere consegnato entro fine maggio perché la nostra market window, la nostra finestra di mercato finisce lì. Cioè già a giugno quel prodotto lì ha un valore molto minore di quello che potrebbe avere se lo consegnassimo entro fine maggio. Quindi stiamo parlando di soldi, ok? Quindi va consegnato entro fine maggio, te lo consegno entro fine maggio, siamo tutti contenti. Ah, aspettativa soddisfatta. Oppure, te lo consegno entro fine maggio, peccato che ci sia una feature fondamentale di quel prodotto che non è nel prodotto. Okay? Te l'ho consegnato, ma manca un pezzo fondamentale, un pezzo importante.
E allora lì cominciano tutte le discussioni, cosa è successo, cosa non è successo, è stato un problema di comunicazione tra business e IT, è stato un problema di prioritizzazione, avremmo dovuto sviluppare quella cosa fin dall'inizio, invece ci siamo trovati alla fine ed è rimasta fuori, c'è stata un'incomprensione, io intendevo una cosa, tu ne hai capito un'altra, cosa è successo? No? Cosa è successo? E lì cominciano tutte queste simpatiche cose che a volte finiscono anche in tribunale nei casi estremi. Ora, quel processo che vi ho detto prima, io ordino una birra, tu mi porti una birra, io confronto che quello che volevo e quello che ti mi hai portato sono la stessa cosa e sono contento, c'è un feedback, si può riassumere in questo schemino qui. No? Io decido qualcosa, decido che voglio una birra e ordino una birra. Mi viene consegnata una birra, piccolo feedback, verifico, è la birra? Sì, è un cappuccino? No, sono contento. Ok. Eventualmente da lì poi prendo un'altra decisione, tipo portamene un'altra. Ok. E magari vai avanti un po' di volte fino a quando fai fatica a dire portamene un'altra. Okay. E a quel punto, anche se portassero un cappuccino per te non cambia più niente a quel punto, e quindi è facile, no? Fin là ci siamo. Okay. In questo ciclo qui, l'unica cosa su cui avete controllo, chiaramente, non sono le decisioni, scusate, non è l'output, il risultato che ottenete, quello non dipende da voi, il feedback è un qualcosa di oggettivo, l'unica cosa su cui avete controllo è la decisione che è stata presa, cioè voglio una birra. Se io vado qui nella lobby e chiedo voglio una birra, ok, se vado al meccanico qua a fianco e decido di chiedere al meccanico voglio una birra, aspettativa già più facile che venga disattesa. Okay? L'unica cosa su cui avete influenza è la decisione che prendete. Allora diventa interessante capire quali sono i meccanismi con i quali prendiamo decisioni sulle quali poi costruiamo delle aspettative. Quali sono le regole più o meno nascoste sulle quali noi andiamo a prendere questo tipo di decisioni. Allora, devo darvi qualche informazione teorica, però poi facciamo qualcosa di molto più pratico. Okay? La parte teorica fondamentalmente è questa, si tratta di andare un po' più in profondità e parlare per esempio di cultura organizzativa. Voglio citare tre diversi autori, ma lo faccio rapidamente. Uno di questi si chiama il signor Edgar Schein, okay? Il quale diceva che quando tu osservi un'organizzazione ti accorgi che ci sono delle cose che si vedono chiaramente, sono visibili, sono sopra la superficie dell'acqua, sono la punta dell'iceberg, ma c'è un sacco di roba che sta sotto la superficie ed è o appena appena visibile o addirittura totalmente invisibile. Okay? Facciamo un esempio, le cose visibili è quello che lui chiama artefatti. Un artefatto è qualunque cosa che tu possa vedere o percepire in qualche maniera, o anche sentire. Per esempio, la disposizione fisica degli uffici. Le procedure che le persone devono seguire, il linguaggio che la gente usa, il tipo di strumenti che utilizzano, qualunque cosa che tu possa oggettivamente rilevare o anche percepire così a sensazione, quello è un artefatto della cultura aziendale. Quegli artefatti chiaramente non nascono dal nulla, nascono da qualcosa di più profondo, nascono da valori oppure da cose in cui crediamo e che sono solitamente dichiarati, sono quelli ufficialmente dichiarati. Per esempio, uno potrebbe dire, in questa organizzazione il teamwork è fondamentale. Noi crediamo nel teamwork, per esempio. No? Per noi il teamwork è un valore. Vedete, cioè, sono cose in cui si crede o a cui si dà un valore. Ancora più in profondità, però, ci sono tutte quelle cose a cui, che sono comunque dei valori o delle assunzioni o comunque qualcosa in cui crediamo, ma non è ufficialmente dichiarato. A volte non è nemmeno totalmente consapevole. Okay? Sono quei valori inconsci, non noti, che fanno parte della cultura di quell'organizzazione. Quando dico organizzazione, potrebbe essere le Nazioni Unite o potrebbe essere un'azienda di 5 persone. Potrebbe essere un team di 7 persone dentro a un'organizzazione con altri 29 team di 37 persone. Okay? Organizzazione l'uso in senso molto ampio. Quindi, queste basic assumptions, tutto ciò che è inconscio o è dato per scontato, con le cose date per scontate, taken for granted, no? Date per scontate, quelle cose lì fanno parte della cultura. E quando uno comincia ad osservare un po' meglio gli artefatti, ti accorgi che a volte ci sono delle dissonanze. E se ci sono delle dissonanze in superficie è perché c'è qualcosa di strano più sotto. Okay? Facciamo un esempio concreto, anzi tre esempi concreti. Prima vi ho detto, noi diamo valore al teamwork, affermazione che a volte si sente in certe aziende. Dopodiché osservi meglio e ti accorgi che il sistema di rewarding, di premio all'interno dell'organizzazione è progettato per premiare l'individuo e non il team. Nel senso, viene premiata la produttività individuale, i soldi vengono dati più soldi a chi produce di più, per esempio, come singolo individuo.
Al tempo stesso, in quella stessa organizzazione, ti dicono, ma noi diamo valore al teamwork. È difficile dare valore al teamwork e creare competizione tra le persone e aspettarsi che quell'aspettativa dia un buon risultato, no? Mi aspetto di avere un buon teamwork. Sì, peccato che dai i soldi a lui o a lui a seconda di quello che fanno. Okay? Difficile, no? Strano. Ecco, per quello è un tipico esempio di aspettativa che fallisce perché? Perché quello che non si vede o quello che comunque non si dice ci gioca contro. Questo è un esempio. Ma altre cose, vogliamo essere agili in questa azienda e al tempo stesso vogliamo che i progetti abbiano tempo, scope e costo definito. Okay? Voglio potermi adattare a quello che succede? Sì, sicuramente vogliamo essere agili, vogliamo avere il timbrino agile. Assolutamente, non c'è problema. Però dobbiamo avere tempi, costi e scope definito. Perché? Va a sapere. Dipende poi, quando vai a scavare scopri delle cose interessanti. Oppure, a volte un team che dice non abbiamo tempo per migliorarci, non abbiamo tempo per fare retrospettive, per esempio, okay? E al tempo stesso, quello stesso team continua a prendersi in carico sempre più roba da fare, quindi di conseguenza si crea le precondizioni per non avere il tempo per migliorarsi, anche se quello stesso team potrebbe dire scusate, almeno 2 ore alla settimana ci servono perché dobbiamo capire come stiamo lavorando. Lo potrebbero fare, ma non lo fanno, però si lamentano di non aver tempo per migliorarsi. No, sono due artefatti che sono in contraddizione tra di loro. No, allora è interessante andare a guardare un po' più sotto e capire cosa succede. Un altro autore, che si chiama Peter Senge, parla di modelli mentali. Dice che il modo in cui noi prendiamo decisioni è determinato da questi modelli mentali più o meno consci che ci portiamo dietro, dal modo in cui percepiamo la realtà e rispondiamo alla realtà. E questa è un'altra cosa. Poi c'è un altro signore ancora, che si chiama Chris Argyris, che dice che questi modelli mentali in realtà si possono portare in superficie e nel momento in cui li porti in superficie crei quello che lui chiama un double loop learning. Il single loop learning è quando tu dici io qua ho preso una decisione, non era l'output che volevo, vediamo che altra decisione posso prendere per avere l'output che volevo e stai a questo livello qui. È un loop di primo livello. Okay? Ma quando cominci a dire non ho avuto l'output che volevo, aspetta che vado a capire sotto cosa c'era veramente e il motivo per cui quella decisione non ha prodotto l'output che volevo, allora hai un double loop learning. Okay? Hai un meccanismo che non solo mette in discussione e analizza le decisioni che hai preso, ma i motivi che stavano dietro al perché hai preso certe decisioni. È una pratica più introspettiva, se vuoi. No? Ma se metti assieme queste tre cose, salta fuori più o meno una situazione del genere, cioè che quello che vedi in cima, gli artefatti, sono molto facili da vedere, ma rappresentano una parte molto molto piccola di questo processo decisionale. Vi ricordate prima quando dicevo voglio una birra, ordino una birra, mi porto una birra? Ecco, è questo pezzo qua, no? Questo è il pezzettino che viene, che decido che voglio una birra, mi porto una birra e io sono contento. Questo è il pezzettino qua, okay? Il problema è che c'è tutto un mondo sotto, okay, di forme mentali, cultura, assunzioni, cose date per scontate, abitudini, eccetera, eccetera, che potrebbe giocare contro il fatto che tu abbia la birra o che il tuo progetto abbia successo e di cui non sei consapevole. E quella roba lì crea quelle aspettative disattese. Quando vengono disattese a livello strategico, a livello del management, a livello della dirigenza, a livello della proprietà, per esempio, sono esattamente quelle cose che gli fanno dire ma sta roba dell'agile non funziona, aspetta che continuiamo a fare quello che facevamo da 30 anni e che comunque non funziona, però almeno sappiamo che è fatto così. Okay? Quindi il mio punto di vista è che se veramente vogliamo portare un cambiamento, avere un beneficio effettivo in queste cose di cui parliamo da tanto tempo, no? Dobbiamo cercare di portarlo a quel livello lì, ma già avere più consapevolezza. Allora, come fai a cambiare qualcosina che sta così sotto in profondità? No? Come fai a cambiarlo? Avete visto che a me piace usare delle analogie, no? La prima analogia era quella dell'iceberg, questa è quella del chiodo schiacciachiodo, fondamentalmente. No? Come fai a cambiare il peg, sarebbe il cardine, no? Come fai a cambiare il cardine? O con un altro cardine. Come fai a sostituirlo? Vediamo come si fa. Ora, vi ricordate prima vi dicevo, non preoccupatevi, non sto tanto sulla teoria, facciamo qualcosa di più pratico? Vi ricordate? Bene. E la cosa carina è che non lo faccio io, lo fate voi. Perché sono 20 anni che faccio presentazioni frontali alle conferenze, ok? E ho pensato che era ora di farvi lavorare un pochino anche voi. Okay? In maniera molto molto semplice.
Altrimenti sono sempre qua io sul palco a fare cabaret e voi lì seduti in poltrona, è triste, è triste. No, volevo suggerirvi questo. Allora, una cosa molto molto semplice, che sarebbe anche bene alle 3 del pomeriggio. Vi ricordate prima, avevo citato questo ipotetico caso, ma sono sicuro che qualcuno di voi qualcosa di simile l'ha vissuto, questo ipotetico caso di un team che dice non abbiamo tempo per migliorarci, non abbiamo tempo per rivedere il nostro modo di lavorare, per fare delle retrospettive, delle riflessioni, fare quello che tecnicamente si chiama inspect and adapt. Tecnicamente si chiama così, no? Mi ispeziono e mi adatto a quello che trovo facendo dei miglioramenti. Ok, immaginate una situazione di quel genere dove c'è un team che dice questa cosa qui non abbiamo tempo di farla. Al tempo stesso, quello stesso team continua a prendersi in carico un sacco di lavoro e si crea quindi la precondizione per non avere il tempo per farlo. Bene? Allora, quello che potreste fare è un invito, non siete obbligati a farlo, è semplicemente un'opportunità, un invito, un suggerimento. Vi guardate un attimo attorno, vedete se c'è qualcuno, possibilmente qualcuno che non conoscete, che ha voglia di fare due chiacchiere con voi. Se non ha voglia di fare due chiacchiere con voi, non è niente di personale, è semplicemente che non ha voglia di fare due chiacchiere. Ok? È normale. E provate per 3 minuti, per 3 minuti, venga, ok? Per 3 minuti a cercare di dare una spiegazione, cercare di capire. È chiaro che io è un esempio fittizio, no? Che vi ho dato, però sono sicuro che avete capito di cosa sto parlando. Provate a dare una spiegazione di quali sono i motivi per cui questo gruppo di persone che si lamenta di non aver tempo per migliorarsi si prende in carico sempre più lavoro. Mi fai farlo? C'è un timer, sono 2 minuti e 40 secondi. Beh, provate. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Ok. Grazie. Mi sono dimenticato di dirvi il giochino da coach. Sapete, no, quel trucchetto del quando uno alza il braccio, finisci di dire quello che stavi dicendo e alzi il braccio anche tu, quello che serve per raggrupparsi tutti quanti rapidamente. La volta dopo lo facciamo. Se mi vedete alzare il braccio, alzate il braccio anche voi e finite la frase, finita lì. Funzionerà mai? Da te non funzionerà mai. Va bene, come andate? Qualcuno ha voglia di condividere? Eh? Qualcuno ha voglia di dirmi se avete scoperto? Dai, vai. Sì, dai, ti ripeto io. Aspetta, c'è il microfono. Dai, vieni. Spesso viene percepita più importante rilasciare qualcosa che non rilasciare qualcosa in un clima migliore, quindi magari non ci si prende il tempo per cercare di capire quali sono gli ostacoli a lavorare bene e a rilasciare, non so, codice di qualità, perché comunque arrivano delle richieste di continuo e viene visto più prioritario rilasciare qualcosa più che prendersi appunto 2 ore alla settimana o ogni 2 settimane Chiarissimo. per capire cosa non va, cosa si può fare meglio. Ti ringrazio. Posso provare a sintetizzarlo c'è più attenzione sugli obiettivi immediati a brevissimo termine piuttosto che quelli a medio e lungo termine? Okay. C'è più interesse a portarsi a casa qualcosa subito piuttosto che qualcosa di meglio più avanti? Ok, grazie. Questo è sicuramente uno. Grazie. Penso che la cosa detta in un'altra maniera potrebbe suonare come c'è più attenzione verso le esigenze del cliente che verso le esigenze del team. Che è un Il team obiettivo, sente il certo. bisogno di migliorarsi, però bisogna rilasciare il cliente, Certo, che sotto per carità è pressione. quello che ci paga, quindi qua ci sarebbe tutto un Va discorso. bene. Ok, ne prendo ancora due perché abbiamo anche altre cose da fare. Ce n'è uno lì dietro, mi sembrava, c'è una persona lì dietro. Opinioni diverse, se è possibile. Sì, secondo me c'è anche più smania di avere il noto piuttosto che l'ignoto, cioè imparare per definizione qualcosa che non sappiamo dove arriveremo, possiamo magari avere questo timore, mentre invece consegnare qualcosa che sappiamo già fare ci permette di metterla X sulla checklist e stare più in pace con se stessi. Era quello che voleva dire questo signore qui davanti, più o meno. Insomma, dici la paura dell'ignoto, anche perché quando cominci a fare retrospettive devi aprire il vaso di Pandora, paura di conflitti, eccetera, eccetera. Capisco. Ok, va bene. Okay. Ci fermiamo qua, dai, tanto ne facciamo ancora di questi giochini. Ora, quello che secondo me è interessante è questo. Quello che è interessante è che io ho fatto questa domanda a circa un centinaio di persone, forse qualcosa di più, ok? E abbiamo avuto perlomeno 2 o 3 risposte diverse. Stessa domanda, 2 o 3 interpretazioni diverse. E sono tutte e tre ugualmente valide. Sono tutte e tre ugualmente valide. Okay?
Ma il mio punto, quello che volevo dire, era che quando osservate gli artefatti è facile vederli, è più difficile capire perché, è difficile dargli un senso. Tanto è vero che avete dato tre risposte diverse e tutte e tre ugualmente valide. Qui non va bene perché c'è l'altoparlante sopra. Okay? Allora, questa stessa cosa, se per voi va bene, la porterei un passettino più avanti. Okay? Facciamo una cosina simile a quella che abbiamo appena fatto, facciamo un altro passo avanti e cambiamo prospettiva. La domanda che vi faccio adesso, di cui vi chiederei di discutere assieme per circa tre minuti, è non tanto perché quelli lì, ipotetici, perché quelli lì si comportano in quel modo, ma perché tu hai pensato che quelli lì si comportassero in quel modo? È una bastardata, me ne rendo conto. Me ne rendo conto. Ragazzi, cioè, è il mio mestiere, faccio questo mestiere qua, che te devo dire? Quindi la domanda è, quali sono, secondo te, parlatene con la persona a fianco a voi, e magari anche apertamente, no? O anche addirittura intervistatelo, se è possibile, intervistatela. No? Chiedete, come mai hai pensato che facessero così? Secondo te, cosa c'è nella tua testa che ti ha fatto pensare che poteva essere, per esempio, il desiderio di un risultato immediato, piuttosto che la paura di un conflitto, piuttosto che altre cose? No? Provate a vederla. Lo facciamo di nuovo per tre minuti? Sì, dai, è troppo divertente. Funziona? Eh? Vedi che da me funziona? Perché da te non funziona? Va bene, grazie. Com'è andata? Scoperte? Lampi di luce? Non so, cose tipo la banda, raggio di luce, cose così? No? Dai, qualcuno che ha voglia di... Sì, 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 quello che... No, dai, avete scoperto qualcosa? Avete voglia di condividere? Brando? Stavo proiettando il mio modello mentale su di lui, quindi ha iniziato a descrivere il problema e io ho detto sì, perché per questo quest'altro motivo. In realtà la sua risposta era molto più consapevole della mia, quindi avevo scelto all'inizio la cosa che più combaciava con il mio modello. Ok, grazie mille. C'è una persona lì dietro, eventualmente poi ancora uno se avete voglia e poi passiamo ad altro. Salve. Ciao. Principalmente il no nella nostra cultura viene sempre visto come una cosa negativa, sin da piccoli. Sì. Quindi dire no lo percepiamo come una cosa negativa e ci risulta difficile. Okay. Primo motivo. Secondo motivo, scattano un po' di problemi di performance, ci sentiamo misurati. Dire di no significa fare di meno e si entra in un contesto di competitive e problemi annessi. Ok, ti ringrazio. Qualcun altro? Poi passiamo avanti. Lì, c'è una persona lì. Mi spiace, io avrei preso la domanda e la ripetevo volentieri, ma lui piace fare jogging. Ripetizione di un'esperienza vissuta, quindi l'euristica dell'ancoraggio. Certo, perfetto, grazie. Il proprio vissuto lo rivedi in cose che in realtà non fanno neanche parte del tuo vissuto. Grazie. Perfetto. Bene, allora... Una domanda che vi faccio è questa. Avete notato che c'è stata una differenza da quando vi ho chiesto, secondo voi, come mai quelli lì fanno questa cosa? E quando vi ho chiesto invece, com'è che tu hai pensato a quella roba lì? Avete notato come subito uno si mette sulle difensive molto spesso? Okay? Tanto è vero che avete anche scherzato sul confessionale, piuttosto che il divertente per chi, eccetera, eccetera. No? Siete improvvisamente tirato sugli schermi. È normale, no? Perché comunque quando vai un attimino più sul privato, specialmente magari con qualcuno che non conosci, è normale, è comprensibile. Il fatto è che quella roba lì succede continuamente nelle organizzazioni. Questa forma che Shine chiama defensive reasoning, questo ragionare in maniera difensiva, succede continuamente in organizzazioni ed è uno spreco enorme di risorse, proprio di soldi, di energie, di tempo, di creatività, di partecipazione, di voglia di lavorare assieme. È uno spreco devastante di tutta quella roba lì, uno spreco immenso. E nasce, lo vedi molto spesso in quello che Shine chiama conversazioni parallele. Tipo quando qualcuno chiede a qualcun altro, ma allora com'è che è successo quella roba lì, oppure qual è stato il problema? E l'altra persona comincia a deflettere la domanda su qualunque altra cosa.
le cavallette, il terremoto, l'inondazione, cioè qualunque roba, okay? Ok? Perché quelli vogliono che, perché gli altri mi dicono, perché sei tu che non capisci, cioè, pff, no? Sempre, boh, sempre a buttare, rimbalzare su qualcun altro, ok? E l'altro ovviamente risponde, sì, ma non era questo che intendevo dire, e l'altro si difende di nuovo, no? E fai, sono queste conversazioni parallele che vanno avanti all'infinito, ok? E sono veramente, non credo che nessuno l'abbia mai contato, a me ho la sensazione che siano veramente miliardi di dollari buttati via ogni giorno, globalmente, in conversazioni di questo genere qua. È uno spreco immenso, devastante. Ovviamente c'è un'alternativa, che è quella che Shine chiama un ragionare in maniera produttiva. Quando prima vi ho detto, provate a intervistare l'altra persona, okay? E magari provate a rispondere quando vi chiedono com'è che hai pensato quella roba, provate a rispondere così, andando un po' più in profondità, no? È quello che lui chiama un open inquiry, cioè andare a fare una domanda, chiedere un qualche cosa, però con un'apertura da ambo i lati. No? Una apertura nel senso di sono disposto a dirti questa cosa, sono disposto a condividere un qualche cosa, magari del mio modo di ragionare, e io sono disposto a ascoltare quello che dici. No? È una posizione in cui ascoltare e comprendere la posizione dell'altro è molto più importante che cercare di convincerlo che tu hai ragione. È molto più importante comprendere le ragioni altrui piuttosto che imporre le proprie, che è quello che invece succede continuamente in tutti i modelli di defensive reasoning. Ognuno cerca di convincere l'altro che l'altro ha torto e lui ha ragione, fondamentalmente, per mille motivi, tra cui le cavallette, il terremoto, l'inondazione. Okay. Quindi si può fare. Come si fa? C'è una disciplina per farlo? Sì, si può fare. Innanzitutto conviene sempre partire da dei dati oggettivi. Non andate mai a parlare di roba così, di pancia, non, perlomeno non subito. Partite da dei dati oggettivi. Per esempio, non abbiamo tempo per migliorarci. Uno potrebbe chiedere, ok, di quanto tempo avreste bisogno? Quanto tempo sarebbe sufficiente? Boh, mezz'ora alla settimana. C'è un'attività da mezz'ora in tutte le cose che avete da fare? C'è un'attività da mezz'ora che può essere cancellata? La diamo da fare a qualcun altro? Esiste questa opportunità? Pensiamoci un attimo. Cioè, parte da dei dati oggettivi, ok? Non parlare di pancia, parte da dati oggettivi. Passo numero due, una volta che hai dei dati oggettivi, comincia a cercare di inferire delle cose, cerca di capire che cosa il dato ti sta dicendo, ok? Cos'è che puoi leggere attraverso quell'informazione? Perché se uno ti dice, mi basterebbe mezz'ora a settimana, e effettivamente c'è una roba da mezz'ora che potrei dare da fare a un altro, ma non lo faccio, allora la domanda è, e quindi com'è che non la fai sta roba? Perché non, perché non vuoi dare questa cosa da mezz'ora a un altro? Evidentemente c'è qualcosa di più profondo, no? Se il dato ti dice questo, evidentemente c'è qualcosa di più profondo. E a quel punto cerchi di capire meglio, cerchi di andare più in profondità. Cerchi di chiedere, ma c'è un motivo particolare per cui preferisci non utilizzare quella mezz'ora per fare un po' di retrospettiva piuttosto che... No? Però parti da un dato oggettivo e cerchi di farlo in maniera rispettosa e aperta. La cosa importante è capire le assunzioni, i punti di vista dell'altra persona, più che cercare di imporre i propri. Ora, tutta questa cosa qui, di cui vi ho parlato, open inquiry, double loop learning, tutte cose che abbiamo anche cercato di simulare rapidamente qua, così, in questa chiacchierata, hanno un significato abbastanza importante per l'IT. Io, per esempio, mi sono divertito a raccogliere quattro diversi credi, belief in italiano, come traduci belief in italiano? Ma credenza mi viene in mente immobile quando dico credenza, cioè, è giusto, è corretto, però va bene. Comunque, belief, convinzioni, chiamalo convinzioni, va bene? Ok. E degli artefatti. Ne ho messi quattro, ok? Prendiamo questo, per esempio. Qualcuno crede che le risorse, mi viene il brivido solo a dirlo, okay? Nel senso di persone, che il tempo delle risorse debba essere allocato al 100%, ok? 100% resource allocation. Devi utilizzare al massimo il tempo delle persone che tu paghi, che non stiano lì a girarsi i pollici, ok? C'è qualcuno che crede questo. Quel tipo di convinzione a che cosa porta? Porta un artefatto del tipo, piuttosto che tu non stia lì a non fare niente, comincia a dare roba a te, roba a te, roba a te, tu hai finito, aspetta, do qualcosa a te, cerco di farlo, do a te, ok? Scattano tutti quei meccanismi di uno, micromanagement. C'è qualcuno che dice a un gruppo di persone in dettaglio cosa deve fare ognuno e poi sovraccarichi le persone con più attività da fare perché si può essere sicuro che non gli manchi del tempo libero. Per cui hai questi giocolieri che devono
passare tra cinque attività alla volta, no? L'una all'altra. Va benissimo, tu credi quella cosa lì, questo produce un artefatto, quell'artefatto ha delle conseguenze di business, tipo per esempio che siccome dice a tutti cosa devo fare, ti stai perdendo la capacità di intelligenza collettiva del tuo team, stai completamente asfaltando la capacità delle persone di fare delle proposte, okay? E questo vuol dire soldi che stai buttando via, perché tutta la risorsa, l'intelligenza delle persone, quando non la usi, sono soldi che stai buttando via o che stai perdendo. Okay? E ovviamente spreco nel senso che quando le persone lavorano in multitasking sono molto meno produttive in proporzione di quando sono a single task. Mi stai buttando via pacchi di soldi. C'è un'alternativa? Sì. Per esempio potresti avere dei team dedicati a certe attività. Invece di dire ho 5 persone e quel gruppo di 5 persone fa 5 attività diverse, faccio 5 gruppi da una persona solo, però dedicati. Okay? Focalizzazione fondamentalmente, focus. Questa è una possibilità. Gli dai un po' più di tempo libero, gli dai un po' più di slack. Slack è proprio un termine tecnico, c'è un libro che si intitola Slack, che se volete potete leggere. Okay? E dove si viene spiegato che la produttività ma aumenta quando hai un minimo di slack, non diminuisce, aumenta la produttività, specialmente quando facciamo knowledge work, quando lavoriamo con la testa. Ma è la stessa analogia dell'autostrada. Se tu l'autostrada la copri di automobili, stai usando al 100% la risorsa, peccato che non è più un'autostrada, è un parcheggio. E siccome tu i soldi li fai quando la gente esce dal casello, okay, se non escono dal casello hai un parcheggio che non sta rendendo soldi. Okay? Quindi è importante che ci sia slack, che ci sia spazio tra un'auto e l'altra, altrimenti non si muovono, per esempio. No? Oppure questa, che i progetti devono avere tempo, scope e costo fisso e noto fin dall'inizio. Si può fare, l'abbiamo fatto per 50 anni. Il risultato è che hai degli artefatti tipo che devi seguire un piano che magari avevi fatto un anno fa, ti è cambiato il mondo ma continui a seguirlo, perché devi avere tutto quanto noto fin dall'inizio, okay? Non fai nessun inspect and adapt, non fai iterazioni, non ti chiedi se quello che stai facendo è coerente con l'obiettivo che vuoi raggiungere, non ti adatti, non fai quello che si chiama validated learning, cioè non impari da quello che stai facendo e non vedi sul campo se quello che hai imparato effettivamente può tornarti utile. Okay? Stai perdendo un'opportunità di apprendimento, di crescita, di competenza. Predictable financial payoff, cioè, avete capito, no, dove voglio andare? Ah, per esempio, per questo evidentemente, no, c'è un'alternativa. L'alternativa è uno sviluppo incrementale ed iterativo piuttosto che avere tutto definito all'inizio e andare avanti come dei treni, anche se so che sto andando contro un muro, per esempio. No? Ci sono delle alternative, ma la cosa interessante è capire che ci sono dei modi di pensare che sono quindi la parte sotto la superficie dell'acqua, che producono degli artefatti che sono visibili e che questi artefatti hanno una conseguenza di business e che esistono delle alternative a quel modo di lavorare. Una volta che sai che c'è un'alternativa puoi anche fare delle proposte, per esempio, no? Quello che è interessante però è capire cosa avviene ancora prima. Vi ricordate prima quando vi ho chiesto ma com'è che hai pensato che quel gruppo lì avesse quel problema, si comportasse così? Qual era il tuo pensiero? Qual è il tuo modello che ti ha fatto pensare quella roba lì? Perché è interessante andare a dire a una persona, se una persona ti dice, secondo me i progetti devono avere tempo fisso e scope definiti all'inizio, cosa fai? Cerchi di convincerlo che lui ha torto e tu hai ragione? O cerchi di capire che cosa ci sta dietro? E una volta che l'hai capito, e magari lui ha capito te, gli fai vedere che esistono le alternative. No? Cos'è che funziona meglio? Cos'è che funziona meglio? Allora, e se riuscite a fare questa cosa qui, riuscite a fare un cambiamento, e se riuscite a fare questo cambiamento a livello strategico, quel cambiamento diventa un beneficio per tutti quanti. No? Allora, avete voglia di giocare ancora un pochino a questa cosa del dai, è troppo divertente, ne facciamo ancora una, dai. Dai, una sola. Funziona così. Questa volta, io caso questa poi ve la lascio sullo schermo, anzi ve la lascio fin da subito, facciamo così, vi do io il tempo. Allora, vi lascio questa cosa sullo schermo. Scegliete una di questi quattro temi, uno a piacere, o anche più di uno, oppure inventatevi il vostro, sceglietene uno e cercate di parlare col vostro partner di prima e di capire, secondo voi, quando qualcuno pensa così, che cosa ci sta dietro veramente. O ancora meglio, se voi pensate così, lavorate col vostro partner, lasciate che vi faccia delle domande utili per capire che cosa ci sta dietro. Avete voglia? Per 3 minuti.
alzo io il braccio quando sono finiti, così vi lascio questa roba sullo schermo. Ok? Moltiplicatevi. Vi stavate divertendo come dei maiali, dite la verità. Si sente, eh? Si sente. Com'è andata? Come sta? È venuto fuori qualcosa di interessante? Eh? Scusa? Esatto. Ok, va bene. Qualcuno vuol condividere qualcosa? Siete felici così? Ok? Va bene, dimmi. Il paragone della creazione del software fixed price time scope con l'industria manifatturiera, in cui tutto quanto è definito, c'è la catena di montaggio, l'operaio che fa quello che deve fare, chi è abituato a pensare in quel modo difficilmente si stacca da quel modello e pensa che il software ha dei processi un po' differenti. Esatto, quella mentalità manifatturiera che non si applica al software, a volte bisogna capirsi meglio. Perché il software è innovazione per definizione, no? Se fai software è perché fai qualcosa di nuovo, quindi tutte quelle cose, tipo i KPI che usi in una catena di montaggio, non puoi usarli per fare una cosa la prima volta, la usi dopo che l'hai fatta mille volte, non la prima volta che la fai, no? Comunque, ho anche questo, no? Che gli errori devono essere stigmatizzati, che è un classico della nostra cultura, no? Gli errori devono essere stigmatizzati, di conseguenza crea una cultura di darsi la colpa gli uni con gli altri, di conseguenza la gente ha paura a essere creativa,
perché hai paura a dare un suggerimento innovativo perché temi che di venire criticato dicendo che è un errore, sbagliato, che non capisci, bla bla bla, insomma tante cose. Vi è chiaro che, scusa perché io sono andato veloce su questa parte, vi è chiaro che tutto quello che c'è sulla colonna qua di destra sono pratiche esistenti, ok? Vi è chiaro che Real Options è una pratica esistente, consolidata, impact mapping è una pratica, Slack è una pratica, servant leadership è una pratica, queste sono alternative concrete, sono cose che altre persone già fanno, ok? È molto importante questo. E perché è importante capirlo? Perché se capisci che c'è questa, se capisci cosa sta qui, siete in grado di comprendervi meglio e sei in grado di proporre un'alternativa su dei dati concreti, dicendo guarda che quelli lì però stanno facendo una cosa diversa e da loro funziona. La stessa cosa che tu vuoi qui, forse la puoi ottenere anche facendo questo e con altri benefici che in questo momento non stai avendo. Quindi questo cambiare, questo chiodo schiaccia chiodo di prima, significa cambiare un modello mentale con uno migliore. Una volta che capisci il modello mentale che ci sta dietro e puoi proporre un'alternativa migliore, la gente ti ascolta meglio, ti ascolta più volentieri. Ok? Io ho quasi finito, anzi ho finito praticamente, e riassumo brevemente. Noi siamo partiti a parlare di aspettative, è quello che vi ho detto, io volevo parlare di aspettative perché le aspettative disattese nel nostro mestiere fanno danni. Allora, lo scopo era di cercare di capire come poter dare una possibilità migliore a certe aspettative di essere, di venire realizzate. Quindi, la prima cosa che vi ho detto è osservate quando ci sono delle dissonanze negli artefatti dell'ambiente in cui vi trovate. E potete utilizzare quelle pratiche che vi dicevo di open inquiry per cercare di capire meglio cosa sta succedendo. Quindi cerca di aumentare la tua conoscenza del modo in cui l'altra persona genera le proprie aspettative, in maniera molto aperta, molto trasparente e serena. Ovviamente questo ti permette anche di capire quando certe aspettative sono non realistiche, no? Del tipo, appunto, noi qui diamo valore al teamwork, peccato che diamo premi individuali. Ecco, cioè, meglio saperlo, no? Oppure un episodio che aveva sempre citato Shine. A volte invece le cose sono diverse. Shine aveva citato un esempio in cui lui era stato in un'azienda IT dove ogni volta che c'era un meeting per parlare di qualcosa erano estremamente animati, nel senso che la gente si scannava. Okay? Dopodiché però ha finito il meeting tutto tranquillo come prima. Okay? Poi il meeting, scannamento, scannamento, scannamento e poi tutto tranquillo come prima. Okay? E era strano per lui vedere questo alto livello di conflitto e poi ha capito che in quel tipo di cultura, di quella particolare azienda che era votata all'eccellenza, era fondamentale uccidere fin dall'inizio le idee che potevano essere o dannose o avere scarsa possibilità di successo. Non le persone, ma avere un dibattito accanito contro le idee, non contro le persone, per sterminare tutte quelle idee che non erano più che eccellenti. Okay? Per loro quello era un valore, e infatti era un'azienda di successo. Però era un artefatto strano, no? Poi capisci meglio cosa ci sta dietro e dici, ok, beh, sai cosa, magari ha anche senso così. No? Una volta che lo capisci, se invece vedi che ci sono delle alternative migliori, usale. Se vedi che ci sono delle alternative migliori, proponile una volta che hai capito che cosa ci sta dietro. In questo modo forse anche il signor Shakespeare alla fine sarà più contento e vedrà che le aspettative a volte falliscono meno di quello di quanto lui pensava. Io ho finito, queste sono le solite informazioni. Grazie intanto, grazie. Grazie, grazie. Solite informazioni di contatto, mestiere che faccio lo sapete, le slide sono già su SlideShare, fate tutte le foto che volete, come avete già fatto, ma le slide sono già su SlideShare, se volete stare in contatto su LinkedIn ci sono, su Twitter ci sono qua fino a domani pomeriggio ho un workshop sulla leadership e auto-organizzazione, vi voglio bene per il fatto che vi siete giocati il coffee break per stare qua. Grazie mille. Ciao.